Questa protesta degli agricoltori arriva anche a Teramo. Dopo il sit-in davanti al casello autostradale della 14, la protesta sul lungomare a Roseto, oggi oltre 50 trattori sono arrivati in città per tenere alta l'attenzione. I manifestanti denunciano le conseguenze negative delle politiche ambientali promosse dall'Unione Europea, che a loro avviso penalizzano il settore agricolo e favoriscono la speculazione. Sì, oggi Teramo, di nuovo diamo un segnale e vogliamo sensibilizzare anche il popolo ad unirci a noi. Ci sono tanti ragazzi che prendono parte a questo corteo. Sì, da un lato mi rincuora perché vediamo il cambio generazionale, dall'altro non so che futuro dargli. Il corteo dei trattori è partito questa mattina alle 9 da Carteggio, che dopo aver percorso Viale Crispi è giunto in piazzale San Francesco. Non dobbiamo farci intimorire da queste politiche green assolutamente sbagliate, che sicuramente non racchiudono l'identità dell'imprenditore, specialmente quello italiano oggi. L'agricoltura è fatta di tanti valori, di tante tradizioni, ed è bello che i giovani, tutti qui insieme uniti oggi a Teramo, stanno partecipando a questa manifestazione affinché le istituzioni iniziano a mettere qualcosa nero su bianco e ci diano ascolto e retta. Il mondo agricolo chiede la revisione completa della politica europea, che sta danneggiando le produzioni locali e di riflesso i consumatori, senza dimenticare l'aumento del costo di materie prime e carburanti, con i raccolti che chiudono il loro cerchio sul mercato praticamente allo stesso prezzo. C'è anche da riformare l'etichettatura, perché tante etichettature non sono veritiere, oppure con un 30% di prodotto italiano poi se ne può mettere l'altro 70% di un altro paese e questo non è riportato nell'etichetta, e quindi il consumatore non riesce neanche a capire se è tutto italiano oppure se una parte è italiana e un'altra parte è stata acquistata all'estero, però non viene riportato nell'etichetta, quindi loro, per quanto ci vorrebbero aiutare, non riescono, perché anche lì ci sono delle grosse lacune sulle diciture delle etichette. Voi ovviamente non vi fermerete? No, assolutamente no, questo è solo un inizio, perché oggi siamo qui su Teramo e sicuramente su Roma ci sarà ben altro da fare.